Bentornati, post partita di Bologna-Parma finita 0-0 e vedo in giro tantissimi commenti che dicono che il Parma è stato favoloso perché è riuscito a resistere tutto il secondo tempo in 10 contro 11 contro il Bologna, portando a casa un punto d'oro. Io non sono per niente di questo avviso perché, scusate, allora, innanzitutto nei commenti c'è anche Balog incredibile, ah, un ragazzo che sta crescendo in maniera esponenziale, ha fatto una partita splendida. Ma io dico, ma vi rendete conto che per il rotto della cuffia abbiamo portato a casa un punto con una difesa che praticamente si è difesa tutta la squadra nella propria area di rigore, per cercare poi di ripartire? Ok, potevano fare quasi solo quello, considerando che non siamo Milan Juventus contro il Fidenza, ma siamo Bologna, che è praticamente zona Champions, e Parma. Però quello che voglio dire è che Balog, cioè perché riesce a non prendere gol una partita, non è che allora è un fenomeno, perché io mi ricordo le vaccate che ha fatto insieme all'altro amico Osorio in tutte le partite in questi ultimi 3 anni, quindi io me le ricordo, se qualcuno se l'è dimenticato è solo perché è riuscito per 45 minuti a tenere lo 0-0 a Bologna, vabbè, allora è un fenomeno. Allora ricordiamo che anche Osorio, la Colombia, ha tenuto contro l'Argentina di Messi, vabbè, allora Osorio e Baresi. Ma ragazzi, vi rendete conto che è anche la casualità, a volte c'è una squadra che fa 47.000 tiri e azioni, ma non riesce a segnare neanche col lanternino, o perché prende dei legni, o perché niente, quella serata lì gira storta, o Messi comincia a invecchiare. Cioè, non è che per forza è merito di Osorio o di Balog, ok? A volte fai un figurone, ma manco te lo meriti. Comunque, cambiando discorso, allora, come avete visto dalla miniatura, vai, vai, un altro rosso, dai. Ormai faccio la collezione, cioè io, vedete, mi metto così quando inizia la partita del Parma, comincio così, vedete? Patatina? Vai, vai. Dai, dai. Ti ho scommesso sul rosso, rosso del Parma. Perché tanto, scusate, ma ormai è sempre così. Cioè, io mi posso mettere lì, patatina in mano. Ho piazzato 100 euro sul rosso, almeno un'espulsione del Parma, e tanto visto la quota, anche se ti va male una partita su 3, vai sempre in attivo, 4 rossi. Allora, a proposito di questo, perché tanto in questa partita non c'è molto da dire. Parma che poteva vincere al 90esimo con un tiro di Mihaila. Mihaila che, ragazzi, io Valentin ti voglio anche bene, però, cioè, in quell'azione lì, una squadra, diciamo, seria e cinica, cosa fa? Fai la cosa più difficile, ti liberi al tiro, poi mi fai un tiro praticamente centrale, perché dai, appena qua, me la paravo anch'io. Sbatti la angolata in alto, vedrai che portiere non la prende. Oppure metti all'angolino basso, con un bel piattone. Mettila pure a giro come cazzo vuoi, ma non puoi tirarmela a 1 metro dal portiere, è ovvio che la passi, siamo in Serie A. Quindi il risultato è quello lì. Mihaila continua a sbagliare delle robe impossibili, quindi secondo me io gli farei fare 100 tiri dalla stessa posizione finché ha segnato almeno 75-80 volte su 100, e questo sarebbe l'allenamento. Lascia perdere tutto il resto, devi fare quello, perché Mihaila, quello che gli manca è il tiro, perché tecnicamente te ne frega fino lì, perché tanto lui basta che lo lanci in profondità, no? Dopodiché, se ha un tiro buono, fai gol, ma il problema è che non c'ha tiro. Quindi poi lasciamo lì di giocare in 10 contro 11, perché se giochiamo in 10 contro 11, ma è ovvio, cioè nel senso possiamo essere quello che vogliamo, ma non puoi mica pensare di fare 3 punti, cioè ti può andare di culo qualche volta. Allora, niente, il post partita finisce praticamente qua. Voi dite, è grande, solo 4 minuti e 36. No, potrei anche non farlo finire qua, però io vi dico, io di quella partita lì, qua si è osannato il Parma perché ha beccato un pareggio in 10 contro 11 a Bologna. Sì, ma ragazzi, ma cioè, ci rendiamo conto che noi abbiamo perso l'ennesima opportunità di riuscire con un Bologna stanco dall'impegno europeo
abbiamo perso l'ennesima occasione di fare 3 punti, perché non li potevamo fare, abbiamo avuto le nostre occasioni. Però se poi rimaniamo sempre in 10, allora finisce tutto. Allora lì, secondo me, Pecchia, hai le tue colpe. Ce li hai, mi spiace, ma finché ce li hai te lo dico. Cioè, si può, dopo che hai beccato 4 rossi, cioè, ma insomma, basta. Allora, gli dici, oh ragazzi, ok, Koulibaly non ha fatto un fallo da rosso magari, però bisogna anche cercare di non entrare con la rincorsa in quella maniera lì sulle caviglie, perché poi sappiamo che tra il giallo, il rosso e l'arancione, cioè, si fa presto, no? E allora bisogna cercare di dire, ok ragazzi, pressare, però cerchiamo un po' più di stare attenti, perché non si può giocare sempre in 10. Ma poi, fosse in 10 all'85esimo, dice, vabbè, c'è da fare 10 minuti in 10, soffriamo pure. Ma quando rimaniamo sempre in 10, dal 65esimo, 70esimo, o addirittura adesso dal 50esimo, quindi ci tocca fare mezz'ora, 45 minuti in 10 uomini, voglio vedere chi è che si trova tanto bene in Serie A a giocare in 10 contro 11. Vabbè, dai. Avevo poco voglia di questo post partita perché c'è poco da dire, cioè, nel senso, mi è venuta la voglia perché, innanzitutto perché per la noia di dover aspettare il prossimo sabato per vedere una partita, perché non è possibile che una partita a settimana, cazzo, fammela guardare, no, neanche quello, tocca guardare le altre squadre se voglio vedere un po' di calcio. E niente, va bene, ennesima pausa e allora ho detto, boh, però lo faccio o non lo faccio, ma quando ho visto dei commenti sulla rete che sembrava che il Parma avesse vinto 4-0, cioè allora mi sono girati i coglioni, perché non è possibile vedere delle robe del genere. Cioè la maggior parte delle persone contente perché il Parma ha pareggiato 0-0 in 10 uomini a Bologna. No, ma ragazzi, ma se era in 10 uomini è colpa del Parma, mica colpa di qualcun altro. E se il Parma non ha segnato con Mihai al 91esimo, e anche prima che ha avuto qualche occasione nel primo tempo, è colpa del Parma. Ma voglio dire, la difesa sembra che è diventata la difesa con Baresi, Maldini e Cannavaro. Ma avete avuto le allucinazioni? La maggior parte di voi? Io ho visto un'altra cosa, io ho visto che comunque ci siamo salvati un po' più a miracolo. Perché comunque il gol il Bologna lo poteva benissimo fare, non l'ha fatto, bene, siamo contenti, però. Adesso andiamo Como, ci hanno anche virato la trasferta e quindi non lo so come finirà, però ricordiamoci che se a Como, noi a Como, se non vinciamo, comincia ad andare male il giro, comincia a girare male la cosa, perché noi a Como dobbiamo vincere, eh? Non è che il Como, no, il Como è una che lotta per la salvezza come il Parma, quindi i tuoi avversari per la salvezza, li devi battere, almeno quelli, poi puoi perdere con Milan, Inter, Juve, Roma, quello che vuoi, ma con questi qua tu devi vincere. Quindi a Como, siamo inizio campionato, non è nessuna ultima spiaggia, è ovvio, però è un bel tassello. Cioè, noi se a Como andiamo a perdere o pareggiare, non va mica tanto bene, ok? A Como bisogna vincere, anche dopo questi brutti risultati, soprattutto a Como bisogna restare in 11, ok? Io vorrei vedere in 11 e poi dopo giochiamocela e cerchiamo anche di vincerla, però. Poi ripeto, cioè, io Leoni non so perché Pecchia anche non l'hai mica messo in campo. Io veramente, io secondo me, non so che ragionamento sta facendo la società. Cioè, paga un giocatore un sacco di milioni e dopodiché non lo fa giocare neanche 5 minuti. Cioè, ma ragazzi, ne abbiamo bisogno come loro di vedere come gioca Leoni. Poi dopo giocherà Leoni, fa schifo, magari, dico, vabbè, no, ti lascio pure giù perché fa schifo. Ma fagli fare 3 o 4 partite, almeno mezze, e vediamo quanto vale. Perché ricordiamoci, l'età ce l'ha comunque per giocare in Serie A, non è che non puoi giocare in Serie A, eh. Quindi, boh, basta, vi saluto perché diventa lunga, ci vediamo per Como Parma e speriamo di vincere, perché io me ne sono rotti i coglioni, poi mi sono rotti i coglioni anche di rimanere sempre in 10 e basta. Poi la difesa, non so perché non sto vedendo Leoni, io non lo so. Sono lì che aspetto, però vorrei rivedere il Parma di Parma Milan. Cioè, magari quello è troppo, perché era troppo bello per essere vero. E io so che questo butta giù gli ascolti, non me ne frega un cazzo, sinceramente, lo sapete, che non me ne frega un cazzo, né abbonati, né canali, niente, ok? Io vi dico solo una cosa, che
Parma-Milan, io, anche dopo la partita, dopo la, ve l'avevo detto, cioè, non montatevi la testa, perché il Parma visto in Parma-Milan, cioè, è stellare, è un Parma da Champions League, e non era possibile, francamente. Magari il Milan era un po' imballato, noi eravamo super esaltati per le prime partite di Serie A contro una grande, ok? Le prime due o tre partite le abbiamo fatte da bellissime, però, vedete, adesso arriva la realtà. Realtà migliorabilissima perché giocando in 10, ok? Quindi il Parma non è né questa merda e né le stelle di prima, ok? È una mezza via, è un Parma che si può salvare tranquillo, però se comincia a ragionare, se comincia a mettere a posto qualche tassello, se comincia a far inserire Leoni, se comincia a far giocare Almqvist titolare sempre, perché ragazzi, Almqvist non me l'hai fatto giocare ancora, due coglioni, cioè. È lui il titolare, ma lo vuoi capire che adesso Mihajla non può essere titolare in confronto a Almqvist? Dai, su, basta, finito, mi girano i coglioni, dopo vado fuori di testa. Basta così, vi saluto, arrivederci dal mago a Como Parma, la magia sia con voi. E col Parma. Ciao.